Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar organizzato da Eda Agricole in collaborazione con ILSA. Io sono Costanza Fregoni e all'interno di Eda Agricole mi occupo della direzione responsabile della testata VVQ, nonché del coordinamento dei contenuti di carattere viticolo e a tema viticolo della testata Terra e Vita. Il webinar di questa sera reca come titolo Favorire l'uniformità di maturazione dell'uva da vino in contesti climatici critici e avrà quindi come scopo quello di fare una panoramica delle principali criticità che in questo particolare momento storico, che dura ormai da qualche anno, i viticoltori professionisti si trovano a dover gestire, ad affrontare, soprattutto durante il periodo della maturazione, ma oserei dire anche nelle fasi fenologiche che la precedono, perché queste ovviamente hanno un riflesso diretto sull'andamento della maturazione. Criticità che sono dovute principalmente ai cambiamenti climatici e al fatto che le diverse fasi fenologiche oggi debbano essere gestite e anche interpretate, direi, in modo diverso e anche con una conoscenza probabilmente più approfondita sia della fisiologia della pianta che delle possibilità di intervento per aiutare la pianta a superare questi momenti di criticità. Saranno con me ad affrontare questo argomento, quattro relatori che vi presento già, e che poi interverranno ovviamente a rotazione, che sono il professor Stefano Poni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, il dottor Fabrizio Golinelli dell'Unità di Gorizia del CREA Viticoltura Enologia, il dottor Giovanni Mian dell'Alma Mater Studiorum dell'Università e quindi Università di Bologna. E per concludere, Angelo Cifarelli del Servizio Agronomico di ILSA. Pregherei la regia intanto di far partire il primo dei quiz, diciamo così, che abbiamo previsto. Per darvi modo di essere interattivi con noi, questo sarà possibile anche nella parte finale di questo nostro incontro, grazie alla possibilità di porre delle domande ai nostri relatori, ma per darvi già modo di essere interattivi e anche di introdurvi in qualche modo agli argomenti che tratteremo nel corso di questo incontro abbiamo preparato alcuni piccoli quiz sui quali vi potete misurare. Ci sarà adesso un minimo di tempo di latenza e poi li vedrete comparire sui vostri monitor. Avrete delle domande alle quali potrete rispondere cliccando su una delle tre risposte che voi reputate sia quella corretta. Ovviamente nessuno vi vuole mettere alla prova, le risposte saranno poi restituite, mi saranno restituite assolutamente in modo anonimo, quindi sotto forma di percentuale di risposte ricevute, e poi appunto queste risposte ci serviranno per introdurre la relazione che verrà dopo. Mentre noi aspettiamo i risultati che comunque vedo già comparire, comincio già a vedere comparire, vi vorrei anche dire che parleremo sì di criticità, ma parleremo anche di possibili metodi per superarle queste criticità e nello specifico ci focalizzeremo sulla biostimolazione. Questa sarà il principale focus che avremo quando parleremo di soluzioni. Prego la regia poi in qualche maniera di farmi sapere. Ok, direi che abbiamo i risultati. Perfetto, abbiamo i risultati del sondaggio. Prima di leggere i risultati, però vorrei rileggere un momento la domanda, così almeno siamo tutti allineati. La domanda era: in che modo l'attività enzimatica durante la maturazione viene influenzata dal cambiamento climatico? Abbiamo un 9% di risposta sulla prima domanda, che era gli eccessi radiativi riducono l'attività enzimatica. Abbiamo un 83%, bravissimi, sulla seconda risposta, che era quella corretta, che è gli eccessi termici riducono l'attività enzimatica. E infine un 9% di risposte, cioè di scelte sulla terza risposta, che era tutte le attività enzimatiche sono massime intorno ai 15 gradi centigradi. Perché ci siamo soffermati proprio sull'attività enzimatica lo scoprirete cammin facendo, nel senso che già il professor Poni si soffermerà su questo argomento, ma non soltanto. E visto che siamo stati degnamente introdotti all'argomento da questo sondaggio, ringrazio la regia per la collaborazione. Io chiederei al professor Poni a questo punto di prepararsi per la sua presentazione, il cui titolo è Non sono preparata, acci picchia, eccolo che arrivo, sfoglio il programma. Il titolo della presentazione del professor Sorponi è Maturazione dell'uva e cambiamento climatico, cosa e come correggere. Professor Poni, a lei la parola. Se intanto la regia Grazie, fa partire la presentazione. Costanza. Ovviamente grazie a voi tutti di questa partecipazione, grazie agli organizzatori. Dunque io, eccola qua, perfetto.
Allora, il titolo è sicuramente ambizioso, forse troppo, però diciamo che alcune cose che spero possano servire poi anche da base per comprendere meglio quello che verrà detto poi dagli altri relatori, forse riusciamo a dirle. E in particolare io vorrei cercare di dare alcuni flash su questi cinque aspetti. Intanto, come rappresentare la maturazione dell'uva, perché in realtà il meccanismo è di una complessità, starei per dire, spaventosa. Quali sono i fattori di variabilità e poi andare a dire qualcosina anche sulle famose tre variabilità, no? Perché noi osserviamo molto facilmente che c'è una variabilità entro vigneto, entro pianta e anche entro grappolo. E quindi sono tre variabilità che giocano in maniera contemporanea. Come è cambiata la maturazione? Direi che si fa abbastanza presto a dire. Cosa dobbiamo cercare di correggere può certamente essere uno spunto di discussione molto valido. Quindi io andrei avanti con questa scaletta e vedete, giusto per dare un'idea di quella che è la complessità della maturazione, no? Quando noi parliamo di maturazione, abbiamo tutti in testa essenzialmente dei processi che sono certamente dei processi leader, tipo l'accumulo zuccherino, l'accumulo del colore, però guardate, in questa diapo c'è una sintesi di alcune delle cose che succedono alla maturazione dell'uva, maturazione che, se vogliamo, possiamo anche imporre, iniziare l'invaiatura, ma che, come vedete, se scorrete un pochettino tutti questi argomenti, vi renderanno conto del fatto che è una vera e propria rivoluzione biochimica, mi piace chiamarla così, nel senso che veramente dall'invaiatura in poi tutto cambia nell'acido, quindi c'è una complessità assolutamente rilevante. Ecco, poi ho ripescato questo grafico credo che siano gli appunti di scuola addirittura. Vedete, questa è una delle rappresentazioni, permettetemi di dire, scolastiche, no? Simpatiche, quasi da bambino, no? Della maturazione, dove si vedono variamente colorati, sempre nell'ambito di questa che per noi è una informazione fondamentale. Voi sapete tutti che l'acino cresce secondo questo modello cosiddetto doppio sigmoide, che è una fase centrale di stasi che separa due fasi di crescita rapida e ricordiamo tutti che alla fine della stasi si colloca l'invaiatura. Quindi allora l'acido rammollisce, aumentano gli zuccheri, calano gli acidi, compare il colore, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa rappresentazione qui essenzialmente è uguale a questa, da parte l'inglese, scusatemi, ma è solamente un dettaglio, però, perché anche qui riconosciamo la doppia sigmoide, no? Però vedete, qui in realtà c'è un'aggiunta importante, perché la curva doppia sigmoide non si ferma qui, ma come vedete si ipotizza che possa continuare e che possa continuare con una, diciamo, in un certo senso, in una quarta fase, che è la fase che viene chiamata un po' dell'appassimento. Purtroppo noi siamo ormai abituati a vedere in vigna che a un certo punto, verso la fase finale della maturazione, l'acino può raggrinzire. Quindi c'è un calo di quello che è il peso fresco dell'acino che mi comporta poi, diciamo, dei fenomeni un po' artificiali, perché quell'incremento zuccherino che vedo nella parte finale non è un incremento zuccherino netto, ma è semplicemente il risultato di un processo di concentrazione. Quindi direi che in un certo senso il cambio climatico ha aggiunto una fase a quelle che sono le tre fasi della maturazione, che è questa di un possibile appassimento diciamo, nella parte finale. Poi siamo tutti molto consci, questo è un grappolo di una varietà d'uva rossa che è stato fotografato più o meno al momento del cambio di colore. Voi lo vedete bene. Gli acini sono in fasi che possono essere molto diverse tra loro. Se noi qui facessimo un'assegnazione per categorie, noi qui si andrebbe dall'acino verde duro, poi all'acino verde soffice, traslucido, inizialmente colorato, molto colorato. Cioè qui dentro ci sono almeno 5 categorie di maturazione, per darvi conto della complessità. I fattori di variabilità della maturazione sono tanti,
Siamo tutti molto consci che i fattori climatici, quando diciamo climatici, mi piacerebbe precisare mesoclima e microclima, quindi siamo su scala sia di metri che di pochi centimetri. Quando parliamo di microclima, noi ci riferiamo per esempio al microclima di un grappolo rispetto ad un altro, quindi la scala è di pochi centimetri. Il carico di UV è sempre un fattore importante. Il rapporto tra la superficie fogliare e il carico di UV lo è forse ancora di più. La regolazione del vigore, fattore di stress biotici e abiotici, quindi tantissime cose. Entro nel terzo punto, che è quello che personalmente mi ha stuzzicato di più nel momento in cui mi è stato chiesto di fare questo intervento, perché a volte non se ne parla, secondo me, abbastanza. Quante sono le variabilità di maturazione che dobbiamo affrontare? Guardate, sono principalmente tre: entro vigneto, entro pianta, entro grappolo. Il punto focale è di capire quali sono i tre tipi di variabilità che noi abbiamo in vigneto. E ci sono tre scale che sono molto chiare. Una scala è quella del vigneto stesso. Qui vedete, come dicevo, una mappa di vigore. La mappa di vigore ormai è un elemento abbastanza comune, tutto sommato, per chi vuole capire quanta variabilità di vigore ha nel proprio piazzamento. Vedete, questa mappa di vigore fatta su di un vigneto, peraltro di dimensioni molto ridotte, neppure un ettaro, ci dà tre zone di vigore diverse, con tre diversi colori: verde alto, medio, giallo intermedio e il basso è quello rosso. E se andate a leggere la composizione delle uve, vedete che è molto diversa, che significa naturalmente che all'interno di quell'appezzamento, pur piccolo, c'è una potenzialità produttiva ed enologica completamente differente. Secondo livello di variabilità entro pianta, dicevo, faccio vedere con piacere una forma di allevamento tipica anche della Romagna, il capovolto, dove l'archetto, vedete, conduce in un certo senso alla formazione di germogli, lo vedete qui in basso, che era una superficie fogliare molto variegata lungo lo stesso capofrutto, con germogli mediani che sono relativamente deboli, e vedete che poi questo tipo di comportamento si riverbera sulla gradazione zuccherina, che vedete è più bassa rispetto a quella ottenuta dai germogli basali apicali. Questo è tipicamente un effetto di variabilità entro pianta. E poi c'è quello, diciamo, come posso dire, meno visibile, perché il viticoltore vende il grappolo e lo mette nel cesto, no? Per cui non ha la percezione che in realtà, se uno andasse a campionare acino per acino gli acini che sono all'interno di un grappolo, supponete siano 200 acini, ottiene una distribuzione di grado zuccherino, che è per esempio quella che vedete qua in basso, con una scala che va da 20 gradi, grado più basso, a 25, grado più alto, ma quello che importa è non tanto il valore medio, che è 22, vedete, ma quanto la variabilità intorno alla media, cioè l'ampiezza di queste code. L'esempio che facevo prima, che mi sembrava abbastanza cogente, è che noi potremmo avere, che ne so, un altro grappolo che ha la stessa media, cioè la media è sempre basata a 22,1, ma che ha una dispersione inferiore, cioè è una curva più alta e stretta. In questo caso noi abbiamo due campioni che hanno lo stesso Brix, ma evidentemente la variabilità che accompagna questo Brix coincidente è molto diversa, e immagino che vi siano delle differenze anche a livello di composizione finale. Come è cambiata la maturazione? È facile dirlo, e vi commentavo, lasciando per un attimo da parte questo grafico centrale con cui chiudo dopo. Vedete sulla destra, questo è un grafico di 20 anni di maturazione di vitigno Cabernet Sauvignon e Chardonnay in Australia, e vedete che c'è sempre una pendenza negativa, che vuol dire che le date di vendemmia sono via via più anticipate, ma l'elemento molto rilevante in questo grafico è che il dato diciamo, del 1992-93 ci dava ancora 21 giorni di differenza tra la maturazione dell'uno rispetto all'altro, o meglio, tra la vendemmia dell'uno rispetto all'altro, che si riducono poi a 9, 20 anni dopo,
in virtù di una evidentissima compressione della maturazione che poi porta evidentemente a tutta un'altra serie di conseguenze in termini di logistica, di distribuzione e anche di ricezione a livello di cartina. Ecco, ero arrivato più o meno qui. Un altro esempio che considero relativamente drammatico è questo. Vedete, questo è un lavoro, un progetto che abbiamo finito insieme con l'Università di Milano nella zona di Franciacorta, Chardonnay, in zona Franciacorta e Busco. Sono 3 annate, 20, 21, 22, ricordate il 22 come particolarmente calda. Questa è la sommatoria termica, cioè quanto caldo fa in quell'ambiente in 3 annate. Lo Chardonnay, se guardate la letteratura, per maturare ha bisogno di circa 1500 gradi giorno, che è la linea tratteggiata rossa. Voi vedete che nel 22, annata più calda, questo limite termico si era già raggiunto il 29 di luglio, il che significa che per poter essere, diciamo, in sincronia con quello che è il requisito termico del vitigno, in quell'annata, il 29 di luglio, sarebbe stata la data di vendemmia. Cosa dobbiamo cercare di correggere? Ma cosa dobbiamo cercare di correggere? Anche questo qui è un fatto, capite, non semplice da risolvere, perché, per esempio, rapidissimamente, a Piacenza, come sapete, forse abbiamo due vitigni bianchi principali, la Malvasia di Cambi e l'Ortrugo, il nostro caro affezionato Ortrugo, che ha tanti pregi, ma anche un difetto grosso, e cioè che quando fa caldo lui proprio l'acidità non la mantiene. Non ne vuol sapere. Allora, vedete, in questo grafico dove mettiamo insieme acido malico e zuccheri, lavorando sui cosiddetti vitigni minori, abbiamo estratto da una popolazione di vitigni minori quattro varietà minori che hanno una bella dote. E la bella dote è quella di mantenere ad un certo grado zuccherino, vedete, un tenore di acido malico più alto rispetto all'Ortrugo. Perché è una bella cosa? Perché in questo modo io opero con un adattamento che è su base genetica e quindi essendo su base genetica è permanente, mentre tutto quello che è su base agronomica è legato evidentemente all'annata. Magari ci fossero altri casi di questo genere. Questo si riferisce un pochettino anche alla domanda che era stata proposta all'inizio. Vedete quello sulla destra, quello lì è un grappolo di Sangiovese che è spaparanzato al sole. Ma come vedete anche la parte più esposta al sole è anche quella più calda, naturalmente. Quella è la pianura bolognese, 35 gradi in esterno, gli acini arrivano facilmente a 45 gradi e vedete che la parte più colorata, infatti, non è quella più esposta, ma è quella un pochettino più ombreggiata, perché queste alte temperature inibiscono fortemente la sintesi degli enzimi che presiedono la sintesi del colore. Quindi non sorprendiamoci se quando l'uva si sovraespone non colora, è assolutamente una risposta enzimatica assolutamente nota. Un ultimo esempio, prima di chiudere, in modo tale che poi abbiamo anche modo di avere anche tutto il resto, una delle sfide più grosse che noi abbiamo quando vogliamo correggere la maturazione è la seguente. Perché noi cosa vorremmo fare? Perché uno dice, ah, matura troppo presto, vorrei spostare la maturazione più in là. Diciamo dove era, diciamo 50 anni fa, per esempio. Il ragionamento è accettabile, però noi non siamo, cioè, siamo un pochettino più presuntuosi perché noi vorremmo spostare la gradazione zuccherina più avanti, ma non vorremmo al tempo stesso penalizzare anche tutto il resto, cioè la componente fenolica, la componente aromatica. Cioè, noi vorremmo risincronizzare i parametri, non spostarli tutti di nuovo indietro. E questa è la difficoltà. Noi ci siamo accorti che usando questo tipo di defogliazione un po' particolare, che è una defogliazione alta, vedete, si defoglia la parte alta della chioma, si riescono ad ottenere due cose carine, che sono quelle che sono in questa tabella. Vedete questa tabella qua? Questa è una certa data di vendemmia, 4 di settembre, dove due tesi defogliate, vedete che hanno uno zucchero più basso. Perché? Perché se togli via delle foglie buone, chiaramente la fotosintesi si abbassa e lo zucchero cala. Però vedete che il colore non era cambiato. Ecco, allora, vedete, questo è esattamente quello che noi vorremmo cercare di ottenere. Cioè un effetto differenziale tra slittamento della gradazione zuccherina e invece un non effetto sul colore e sugli aromi.
facile a dirsi, un po' più difficile a farsi. Cosa dobbiamo cercare di correggere? E qui arriva l'ultima diapositiva, che è questa. Cosa dobbiamo cercare di correggere? Fondamentalmente, secondo me, è questo. Vedete, questo è un grafico molto intuitivo, che è stato proposto in una review recente su Pino Nero. La parte alta del grafico, cioè il pannello alto, vedete, identifica una maturazione ideale. Perché ideale? Perché a un certo punto si arriva ad una data, in cui tutto quello che ci interessa coincide. Io ho un ottimale rapporto zuccheri acidi, un'ottimale gradazione di colore e anche una complessità aromatica. Tutto quello che sta succedendo oggi, che questa situazione ideale si disincronizza. Ce n'è uno che arriva prima, uno che arriva dopo e uno che non arriva mai. E allora, ecco, in questo senso io credo che sia possibile poter partire anche da qui per capire come soluzioni, prodotti, eccetera, eccetera, possono intervenire per aiutare a risolvere un problema che è certamente complicato. Mi fermo. Mi Grazie, fermo. professor Poli. Scusa anch'io per l'inconveniente, ma. Ci siamo, in effetti, Allora. torno a scusarmi anche io con coloro che sono collegati. Ringrazio il professor Poli, che fra le altre cose, come ogni tanto dico io, mangia cambiamento climatico a colazione, a pranzo e a cena, tanto che ha anche scritto di Ecco questo perché sono così argomento. grasso, ecco perché ho la Ha pancia. scritto di questo argomento in un libro che ha un titolo un po' lungo, quindi me lo sono riscritto per non sbagliare. Il libro si intitola Progettare e gestire il vigneto sostenibile in un'era di cambiamento climatico. Esiste in versione italiana, ma anche è stato tradotto in inglese, giusto? Ed è disponibile su Amazon. Allora, ti ringrazio tantissimo, Stefano. Intanto ti do del lei, ogni tanto del tu, perché è più formale del lei, ma siamo in Io rapporti preferisco il tu, come tu sai, però. cordiale, benissimo, e quindi manteniamo il tu. Grazie. E quindi intanto che chiedo al dottor Golinelli di prepararsi per la sua di presentazione, vi do un'informazione di servizio che non ho dato all'inizio, ovvero vi ricordo che la partecipazione a questo webinar dà diritto all'acquisizione di crediti validi ai fini della formazione permanente, sia per coloro che sono iscritti al collegio dei periti agrari laureati, a coloro che sono iscritti al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e a coloro che sono iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali. I vostri dati, cioè i dati di coloro che hanno chiesto l'attribuzione dei crediti, saranno trasmessi dalla nostra segreteria ai rispettivi ordini e qualora aveste necessità di informazioni ci potete contattare a eventi.edagricole@newbusinessmedia.it. Questa era una cosa molto importante e ci tenevo a dirvela. Bene, se il dottor Golinelli è pronto e riusciamo a far partire la sua presentazione, io gli passerei la parola. Effettivamente la relazione di Stefano ha dato un input, un assist, come dico ogni tanto, importante alla relazione che segue. La relazione di Fabrizio Golinelli si intitola Sperimentazione agronomica di un idrolizzato enzimatico di Fabace, piano sperimentale e conduzione delle prove. Quindi ci spostiamo sull'utilizzo di prodotti, poi pian piano scopriremo meglio di che cosa stiamo parlando. Fabrizio, a te la parola. La presentazione di Fabrizio l'aspettiamo dalla regia. Fabrizio ha il microfono spento, intanto. Ok, adesso Pronto? ti Grazie benissimo, adesso Costanza, ti buon sentiamo. pomeriggio a tutte le persone collegate, grazie all'organizzazione che pone la sede CREA di Gorizia, la cui direzione è situata a Conegliano, nella possibilità di presentare questo interessante lavoro che è stato impostato su una prova pluriennale riguardante un idrolizzato di Fabace. E in particolare esporrò, cercando di essere sintetico e di recuperare magari qualche minuto, quello che è stato l'obiettivo della nostra ricerca, l'ubicazione delle prove, la descrizione delle caratteristiche dei campi sperimentali, quindi un breve commento riguarderà l'andamento meteo ed infine vi esporrò quello che è stato il calendario dei trattamenti e dei campionamenti. Seguirà poi il mio collega Giovanni Mian che vi presenterà i conseguenti risultati ottenuti. Venendo quindi all'obiettivo della ricerca, questa fondamentalmente ha riguardato la valutazione di quella che era l'azione di un prodotto che si chiama ISA
Cion nel vigneto e in particolare la sua influenza come andava a variare la curva di maturazione dell'uva. Questo è stato effettuato attraverso una serie di campionamenti che abbiamo eseguito con una frequenza prestabilita. Successivamente c'è stata anche la possibilità di un approfondimento che ha riguardato la caratterizzazione di quello che è il microbiota della carposfera. Qui ho riportato una cartina per localizzare un attimino la prova, soprattutto per chi non è pratico della nostra regione. Questo è il Friuli Venezia Giulia. E le località prescelte sono situate un po' ai margini della regione, sulla parte orientale, verso il confine con la Slovenia. Il criterio è stato un criterio di... sono relativamente vicine a queste due località, questo anche per comprensibili motivi organizzativi e di conduzione delle prove, però al tempo stesso, come vedremo tra poco, rappresentano due realtà viticole ben differenziate. Infatti, nel primo caso, la prima località, situata a Capriva del Friuli, diciamo che è una zona collinare con una particolare esposizione est-ovest, situata in una piana alluvionale tra quello che è il fiume Isonzo e quelli che sono i rilievi del Coglio. È una località che poi prosegue nella cosiddetta Brda, cioè il Coglio sloveno, attraverso un confine che poi ormai sono più di 15 anni che non esiste più e quindi dà una continuità su questo territorio che è caratterizzato da un terreno particolare che localmente viene chiamato Ponca, un terreno originario di circa 50 milioni di anni fa, comunque di forte componente argillosa e con questa caratteristica formazione di flysch. La varietà prescelta è stata, per eseguire questa prova, è stata la Ribolla Gialla. Si tratta di un vigneto riscoperto negli ultimi anni qui in Friuli e soprattutto nella sua versione spumantizzata e che si sta creando nuovi spazi sempre più interessanti sul mercato. E il sistema di allevamento di questo vigneto era un Guyot e gli anni di prova sono stati il 2020 e il 2021. La seconda località, presa in considerazione invece è sempre in provincia di Gorizia, Medea, e questa rientra in un'altra DOC, mentre nella prima appunto eravamo nella DOC Coglio, che forse è più conosciuta. La seconda invece rientra nella DOC Isonzo ed è situata come ubicazione di questo vigneto, su un altopiano, un altopiano però direi sostanzialmente con delle colline molto dolci, tra due fiumi che sono l'Isonzo e lo Iudrio. Caratteristica climatica di quest'area è data dal fatto che si tratta di un clima mediterraneo, però caratterizzato da forti escursioni termiche, e questo evidentemente è in grado di favorire quelle che sono le componenti aromatiche. Gli anni di prova qui sono stati 3, il 2021 e poi la prova è stata ripetuta nel 2022 e nel 2023. I campi sperimentali sono stati suddivisi in due tesi. T0 rappresentato i trattamenti aziendali, dove per trattamenti aziendali si intende i classici trattamenti di difesa senza utilizzo di altri tipi di biostimolanti o di prodotti che potessero interferire con il nostro studio. LT1 è appunto il prodotto di Saccon usato a dose di etichetta, cioè pari a 2 litri a ettaro. Ogni tesi prevedeva 4 replicazioni. I volumi utilizzati di acqua sono stati variabili naturalmente in funzione di quello che era l'accrescimento vegetativo, ma anche qui, basandoci su quelle che erano le indicazioni d'etichetta, abbiamo iniziato con 500 per terminare sugli 800 litri a ettaro. E l'applicazione è stata effettuata mediante l'utilizzo di un atomizzatore a spalla. I campi sperimentali, quindi, tutti i dettagli tecnici che potete
cogliere direttamente. Diciamo che complessivamente le tesi nel primo caso, cioè il campo di Capriva, complessivamente le tesi erano ciascuna pari a 76 metri quadri circa, mentre più grande era stata poi la superficie medea quando la prova è stata ripetuta negli anni seguenti e qui abbiamo raggiunto i 150 metri quadri, quindi dà una buona significatività. Per quanto attiene poi l'andamento meteo, qui viene riportato, abbiamo preso in considerazione quello che era il semestre di attività vegetativa della vite, quindi da aprile a settembre, rapportando la piovosità media di ciascuna annata, confrontandola con l'istogramma nero che potete vedere sulla destra, che rappresenta la media storica trentennale. In sintesi possiamo dire che c'è stata nei primi 3 anni una, tutto sommato, una primavera siccitosa. Solamente nel 21 abbiamo avuto un episodio abbastanza significativo a metà aprile di precipitazione, ma nel complesso la primavera è sempre stata siccitosa, mentre nel 23, al contrario, c'è stata un'annata fortemente piovosa, ma soprattutto con una certa regolarità nella frequenza delle precipitazioni. E poi in particolare ad inizio maggio queste precipitazioni sono risultate molto, molto persistenti. Per quanto attiene invece l'andamento del periodo estivo, nel 2020 abbiamo avuto un giugno molto piovoso, a cui ha fatto seguito nel 21 una piovosità sotto media. Nel 22 abbiamo avuto un andamento anche qui. Probabilmente ve lo ricordate, quello che è stato terribile estate del 22, un andamento caratterizzato da temperature estremamente elevate, sistematicamente superiori ai 35 gradi, come massime giornaliere nel mese di luglio e anche di agosto. E invece l'anno scorso, tutto sommato, c'è stata una regolare piovosità, tutto sommato più abbondante nel mese di agosto. Torno solo un attimo indietro per sottolineare il giugno del 2020, dove vedete è stato veramente un evento eccezionale che ha portato a quasi 350 mm di pioggia. Per quanto attiene i trattamenti sono stati fatti cercando di mantenere una regolarità nell'effettuarli. Abbiamo iniziato nella fase di 4-6 foglie spiegate, quindi nella fase BBCH 53, e questo generalmente entro la prima decade di maggio, in tutti gli anni, e qui stiamo vedendo il primo anno, cioè il 2020, e per terminare poi nell'ultima decade di luglio, come dato medio. Nel corso del secondo anno si è fatto un tentativo per variare un attimino l'impostazione di diminuire quella che era la cadenza, la frequenza degli interventi, quindi passare dai 14 ai 9-11 giorni, come potete vedere da queste tabelle, e quindi alla fine è stato effettuato un ulteriore ottavo trattamento, un trattamento in più. Questa situazione l'abbiamo poi rivista nel 2022 e anche nel 2023, come vedremo tra un attimo. Qui ci siamo proprio stabilizzati con una certa regolarità sui 14 giorni di cadenza, abbiamo effettuato 6 trattamenti e solamente in un caso il terzo trattamento è stato effettuato a distanza di 13 giorni. Preciso anche che il volume riportato nell'ultima colonna a destra, per volume intendiamo il quantitativo di miscela che è stato utilizzato. Questa è la situazione del 23 che rispecchia appunto quella del 22, una certa precisione nel mantenere i 14 giorni tra un trattamento e l'altro, e complessivamente sono stati effettuati 6 trattamenti. Invece, per quanto attiene i campionamenti, la tempistica nel prelievo degli acini è stata fatta, diciamo, dalla fine di luglio o dall'inizio di agosto, a seconda delle annate, nella fase in cui gli acini diventano traslucidi e iniziano, la colorazione, quindi la BBCH 83-85, fino al momento della raccolta.
avendo essendoci imposti come obiettivo diciamo, una frequenza settimanale di prelievo. Ecco, con questo ho cercato di essere sintetico in modo da poter recuperare qualche minuto. E questa è stata l'impostazione a prova. Adesso lascio la parola al mio collega Giovanni che vi illustrerà i conseguenti risultati ottenuti. E vi ringrazio Benissimo. per l'attenzione. Grazie Fabrizio. Io mi introduco subito per chiedere alla regia se può lanciare la seconda domanda che abbiamo previsto, perché ci serve appunto per introdurre questa seconda parte della descrizione delle prove eseguite, in cui Giovanni andrà un po' più a fondo nei risultati. E intanto che viene eseguito il sondaggio e che i nostri ascoltatori votano, diciamo così, io mi aggancio un momento a quello che ha appena detto Fabrizio, quando si è soffermato sull'andamento delle piovosità, e così per riportare un po' l'attenzione sul fatto che effettivamente ci dovremmo abituare, già lo stiamo facendo, ma ci dovremmo abituare sempre di più ad un'elevata frequenza di annate, diciamo così, strane, un po' inaspettate, soprattutto che si ripetono con maggior frequenza rispetto al passato, strane. Basti guardare come era conciata l'Italia fino a qualche giorno fa, che era completamente spaccata in due, con un sud che era in piena sofferenza, ed è tuttora in sofferenza per siccità e temperature molto elevate, e un nord che invece soffriva di continui abbassamenti termici e di una piovosità in alcuni casi completamente fuori norma. Quindi ci dobbiamo abituare a gestire la variabilità in maniera molto più frequente rispetto al passato. Nel frattempo si sta quasi per completare la vostra votazione sulla seconda domanda. La seconda domanda era: in quale fase del processo di maturazione la popolazione microbica sulla superficie del lacino è più abbondante? Credo sì, direi più o meno a occhio, direi che il sondaggio è terminato, eccolo qua, e la risposta che ha ricevuto il maggior numero di voti, diciamo così, la percentuale più elevata è a ridosso della vendemmia, che anche in questo caso è la risposta corretta. Per cui abbiamo degli ascoltatori attenti e preparati. Allora, a questo punto io darei la parola a Giovanni Mian, che ci parlerà anche di microrganismi presenti sulla buccia degli acini. Esatto. E prima di darti la parola, l'ultima informazione di servizio è che vi ricordo che potete già scrivere le vostre domande, quelle che vorrete porre ai relatori e che tratteremo nell'ultima parte del nostro evento, le potete già scrivere nello spazio della chat che trovate sulla vostra dashboard. Ovviamente le vostre domande sono molto gradite. A te la parola, Giovanni. Il titolo della tua relazione, lo faccio anche con te perché l'ho fatto anche con gli altri relatori, è Applicazione di un idrolizzato enzimatico di Fabace per favorire l'uniformità di maturazione, i risultati delle prove su glera e ribolla gialla. A te la parola, Giovanni. Ottimo, grazie Costanza, grazie anche a Fabrizio per aver introdotto tutto lo schema sperimentale dei diversi anni di test. Allora, innanzitutto noi partiamo adesso con la ribolla gialla, e in un secondo momento vi illustrerò i risultati su quell'era invece. Per studiare l'uniformità di maturazione, ma anche i vari effetti che questo biostimolante hanno portato o meno alla fisiologia della vite, innanzitutto abbiamo analizzato la invaiatura in due annate, in ribolla nel 2020 e nel 2021. Per analizzare lo stato fenologico specifico dell'invaiatura, è stato adottato una particolare indice statistico che si chiama una curva di sopravvivenza Kaplan-Meier, questo è il nome, dove si parte sull'asse dell'Y dal valore maggiore, ovvero 1, e si scende fino a 0, dove 1 significa che l'invaiatura è appena al primo stage, quindi gli acini sono completamente verdi, e dopo si scende allo 0, dove gli acini sono completamente invaiati, e questo in funzione dei giorni, come vedete nell'asse X in DOI, quindi giorni dell'anno, che in questo caso in funzione dell'annata, e quindi come diceva Fabrizio, da temperatura, pioggia, eccetera, l'invaiatura nel primo anno è iniziata al giorno 204, mentre nel 2021 leggermente dopo. Cosa possiamo estrapolare da queste due annate? Dove la linea tratteggiata è il trattato nostro con il biostimolante e la linea continua invece è il non trattato, quindi diciamo così la tesi, che
aziendale. C'è una prima fase iniziale dove gli acini sono bene o male, la prima decina di giorni hanno un progressivo e simile aumento degli acini invaiati, per poi arrivare specificatamente nel 2020 dove le due curve si separano e la completa invaiatura è raggiunta nel 2020 addirittura 4 giorni prima, nel 2021 leggermente un po' di meno. 2 giorni prima. Quindi questo è un primo dato interessante, come le due curve si separino e si raggiunga non solo una uniformità, ma anche una invaiatura completa anticipata rispetto al testimone non trattato, quindi la tesi aziendale. Questo è il primo dato che estrapoliamo da queste annate di studio. La seconda analisi eseguita sono i parametri tecnologici dei mosti d'uva. In termini di zuccheri, quindi Brix, pH e acidità intitolabile. A noi in questo caso specifico ci interessa principalmente gli zuccheri, quindi i Brix. Nel 2020, intanto, siccome si leggono questi grafici, ci sono le varie date, 27 luglio fino al 14 settembre nel 2020 e dal 13 agosto al 20 settembre nel 2021. Ad ogni data abbiamo sempre il rilievo effettuato per il testimone, quindi l'NT, e per il trattato NT. Cosa emerge da questo primo grafico del 2020? Che alla data del 13 agosto, del 28 agosto e del 14 settembre, dove per tutti i grafici l'ultima data è la vendemmia essenzialmente, il trattato con il biostimolante è risultato dal punto di vista statistico significativamente maggiore come livello di Brix rispetto al non trattato. Nel 2020 questo è venuto allora in 3 date e alla fine c'è uno scarto di circa 2 gradi Brix e qualcosa fra il trattato e il non trattato. Questo è un trend simile trovato anche nel 2021, dove in data 28 agosto, 4 settembre, 13 settembre e 20 settembre il trattato ha mostrato, sono stati riscontrati nel trattato dei gradi Brix maggiori. Di nuovo, alla fine della curva di maturazione tecnologica, quindi alla vendemmia, il 20 settembre 2021, di nuovo ci sono circa 2 gradi Brix maggiori. Mettendo insieme i due risultati, quindi si può dire che l'invaiatura è stata anticipata di 4 giorni nel 2020, 2 giorni nel 2021 e questo è già un primo risultato e c'è stata anche una maggiore uniformità perché è chiaro come non solo si riduce la fase fenologica, ma anche in tal senso gli acini maturano più velocemente e più uniformemente. Questo, seconda cosa, possiamo dire che nonostante la sia stata anticipata, questo non ha portato un effetto negativo sui parametri tecnologici del mosto ed inoltre i gradi Brix sono stati aumentati in tutte e due le annate, 2020 e 2021. Ora, da questo grafico qui non si intravede bene il pH, però una cosa interessante, come voi sapete, è che contesto del cambiamento climatico, un parametro importante è certo l'acidità, ma anche il relativo pH, che sicuramente vanno a pari passo, però non sempre analizzando l'acidità totale, non sempre sia totale, corrisponde bene al pH, perché ci sono l'acidità totale generalmente indicata come acido tartarico, ma c'è tutto un altro complesso profilo di acidi nel mosto. Il pH, che generalmente con il cambiamento climatico tende ad alzarsi, in questo caso qui non si è verificato questo grande innalzamento. Adesso qui, ripeto, non si vedono bene, ma siamo sui livelli da 3,6 a 3,8 circa. Quindi anche questo può essere un buono spunto in chiave futura per questo biostimolante e la sua applicazione. Sempre nella ribolla gialla nel 2020-2021 abbiamo analizzato anche alcuni parametri che sono interessanti per il potenziale enologico dei mosti. Nello specifico i lieviti presenti, i lieviti sia in termini di Saccharomyces ma anche generi non Saccharomyces,
batteri lattici e enococchi. Nel 2020 sia i lieviti Saccharomyces che quelli non Saccharomyces sono leggermente maggiori nel trattato rispetto al non trattato. Sono sì dal punto di vista statistico, ma con un, diciamo così, un p-value non molto forte. Nel 2021 invece è molto interessante vedere come è chiaramente più alto il livello dei lieviti sia non che Saccharomyces nel trattato rispetto al non trattato, con una leggera tendenza anche di maggiori enococchi nel mosto nel 2021, cosa che invece non abbiamo visto nel 2020. Quindi diciamo che come risultato generale è che ci sono stati, almeno in termini di colonie microbiche per millilitro di mosto d'uva, un aumento generalizzato di tutti i lieviti presenti in questi due mosti. Ecco, ultima cosa che abbiamo fatto anche nel 2020 è stata in Ebola gialla, in entrambe le annate studio, è stata valutare anche i parametri produttivi delle piante in testa, in termini essenzialmente di produzione totale, di produzione media per pianta, del peso grappolo medio, numero medio dei grappoli per pianta e anche l'amido di riserva nei tralci. In entrambe le annate, l'unico parametro che è risultato dal punto di vista statistico aumentato è la produzione totale. Che uno può dire, certo, ma è come possibile allora che la media, il peso medio grappolo non siano dal punto di vista statistico diversi? Prendendo in considerazione comunque anche i vari scarti nei vari parametri, il tutto si risvolta e si tramuta in un maggiore, nel complessivo peso aumentato nel trattato. E quindi questo è un altro fattore che è sicuramente imputabile all'applicazione del biostimolante, anche perché, come dice la terminologia stessa, evidentemente in qualche sistema ha aumentato la fisiologia stessa della pianta. Volevo anche ricordare che da studi emersi precedentemente, uno degli effetti dei vari componenti di questo biostimolante è agire sull'attività della rubisco, per quello che si può imputare direttamente al suo utilizzo una maggiore attività fotosintetica, maggiore accumulo di zuccheri, di soli solubili, eccetera. La sperimentazione nel 2020-21 su glera è finita, ci muoviamo al glera. Come diceva Fabrizio, sono state fatte in realtà eseguite le analisi in 3 anni, 21, 22, 23. Il 21 era più una prima esperienza. Nello specifico, invece, per il 2022 e 2023, la prima cosa fatta è stata di nuovo il parametro tecnologico dei mosti. In questo caso c'è stata i parametri enologici e tecnologici dei mosti. In questo caso c'è stata una differenza fra il 2022 e il 2023. Nonostante che anche in questo caso gli zuccheri come Brix siano aumentati nel trattato e nello specifico nell'annata 2022 a 3 time points, a 3 punti, quindi il 23 di agosto, il 2 di settembre e il 6 di settembre, nel 2023 invece abbiamo riscontrato questo aumento significativo solo alla data dell'11 settembre, quindi di nuovo al momento della raccolta. È interessante sottolineare come in media anche in questo caso ci sono stati 2 gradi Brix e qualcosa in entrambe le annate, come già avvenuto per la ribolla che vi ho mostrato precedentemente. E la significatività si manifesta molto bene all'ultimo raccolto, ma questo è probabilmente anche un discorso di come di accumulazione durante la fase che dalla invaiatura poi si dirige verso la vendemmia. In entrambe le annate, quindi, se noi prendiamo in considerazione dei Brix medi sia per ribolla sia per glera, momento del quale si può già effettuare la vendemmia, avendo avuto questo incremento di Brix, si potrebbe pensare di anticipare la raccolta, che è frutto appunto anche della più precoce invaiatura in termini di tempo
della fase stessa. Nel GLERA nel 2022 abbiamo effettuato anche uno studio di metagenomica, anzi non di metagenomica, di metabarcoding, nello specifico, per analizzare dal punto di vista tassonomico le comunità del regno dei batteri e dei funghi sulla carposfera, quindi in poche parole sulla pruina. Qui sono stati identificati diversi generi, generalmente sempre associati alla carposfera della vite. Le cose interessanti da sottolineare sono alcune. In primis è possibile vedere come il genere Pedobacter è molto maggiore nel trattato rispetto al non trattato. Il genere Pedobacter è un genere abbastanza importante perché comprende molte specie utilizzate in ambito di biocontrollo vegetale, e sono delle specie di Pedobacter che essenzialmente hanno un'attività antifungina, che è un discorso da non sottovalutare per lo stato fitosanitario dei grappoli. Un altro genere presente molto maggiore, in questo caso nel non trattato, è il Gluconobacter. Il Gluconobacter è un genere al quale è attribuito la produzione di composti organici volatili, dei cosiddetti VOX. Ora, averne molto di meno nel non trattato può essere inteso come un punto positivo, perché andando a produrre composti organici volatili, questi possono dare in qualche maniera, dato che della scarposfera questi microrganismi si trasferiscono poi al mosto, di conseguenza poi a tutti gli step successivi, possono andare ad inficiare la componente organolettica dei futuri vini. Ecco. Passando invece ai funghi, funghi o lieviti, perché si identificano insieme. Anche qui ci sono alcune differenze da poter spendere qualche parola, ovvero il Penicillium, il genere Penicillium, è stato trovato maggiore nel non trattato. Il Penicillium ha sempre una funzione particolare, che in questo caso può essere vista come positiva o negativa, dipende, è un discorso ampio detto da fare che per il quale onestamente non c'è tempo, però è una cosa interessante. Il genere Phytomyces invece è stato molto più presente nel trattato rispetto al non trattato. Nel genere Phytomyces ci sono di nuovo molte specie testate in vitro e utilizzate sia in condizioni di vitro che in vivo, per la quale è stata riscontrata un'attività antibotritica. Sono quindi dei agenti di biocontrollo naturale, interessanti di nuovo per quanto riguarda lo stato fitosanitario delle bacche. In ultimo, una differenza è stata trovata nel riguardo della Anseniospora. Anseniospora anche questo è particolare, è stato trovato di più nel trattato rispetto al non trattato. L'Anseniospora, come sapete, è un lievito non Saccharomyces. Ora, in funzione dell'obiettivo enologico, questo può essere visto sia come un aspetto positivo che negativo, perché essendo un lievito indigeno porta a fermentazioni spontanee, quindi da lieviti indigeni, con poi un particolare profilo organolettico dei vini. Ora, dire che questo è un aspetto positivo o negativo è sempre in funzione dell'obiettivo enologico. Se uno desidera avere una fermentazione che parta spontaneamente dopo essere aggiustata con lieviti selezionati, va benissimo. Se invece uno non interessa proprio la fermentazione spontanea o non vuole i lieviti indigeni, a questo non gli può andare bene. Ma nel sunto della tassonomia, diciamo che alcuni generi importanti sono stati trovati maggiormente presenti nel trattato, e questo è sicuramente un effetto del mio stimolante. Inoltre, dal punto di vista statistico non sono state viste differenze, ma un po' tutti, diciamo così, patogeni fungini, o specialmente patogeni fungini e alcuni lieviti con effetto negativo sono stati trovati di meno nel trattato, e questo è sicuramente imputabile all'effetto del biostimolante, perché all'interno c'è un'altra componente che è un alcol a lunga catena
la quale a tutti gli effetti può aver esercitato ed ha esercitato una funzione di disinfezione, chiamiamola così. In ultimo, vi faccio solo vedere le due cose interessanti di nuovo, sempre riguardo la tassonomia dei microorganismi. Sulla sinistra potete vedere, si chiama alfa diversità, mentre sulla destra la cosiddetta beta diversità, dove l'alfa diversità è una differenza in termini di specie, di genere, di microorganismi all'interno dello stesso campione, mentre la beta sulla destra, beta diversità, è un metodo per scalcolare la biodiversità complessiva fra i campioni. Nel trattato l'alfa diversità, quindi le specie appartenenti ai vari generi, è molto maggiore rispetto al non trattato. Questo significa che ci sono molte più specie rispetto al non trattato, sempre per gli stessi generi. La beta diversità cosa ci indica? Ci indica che tutte le specie, tutti i generi presenti nel non trattato sono più vicine dal punto di vista filogenetico rispetto a quelle ritrovate nel non trattato, sebbene ci sia qualche overlap. E questo va tutto a, diciamo, a confermare quanto abbiamo visto prima dalla tassonomia. Io ho finito, quindi vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio tutti i relatori e soprattutto tutte le persone online, nonché chi ha lavorato per questo webinar. Grazie a te Giovanni. Io, guarda, intanto che chiedo alla regia di far partire l'ultima domanda che precede la relazione di Angelo Cifarelli, ti ringrazio perché io perlomeno ti ho ascoltato veramente con tantissima attenzione perché la tua relazione ha aperto mondi, direi, sul biocontrollo, sulla gestione delle fermentazioni spontanee piuttosto che pilotate, eccetera. Quindi qui veramente ci sarebbe da discutere tantissimo su quello che hai detto. Quindi intanto che aspettiamo i risultati dell'ultimo sondaggio, al quale io non saprei rispondere, ve lo dico, quindi se voi siete così bravi da saper rispondere vuol dire che siete veramente molto bravi. Vedo Angelo che ride, voi non lo vedete ma io sì, sta ridendo in questo momento. L'ultima domanda ha a che fare con una molecola specifica, no? Perché vi si chiede di definire che cosa sia il triacontanolo. Guardate, lo devo anche leggere per essere sicura di non sbagliarlo. Io onestamente l'ho scoperto preparandomi per questo webinar. Ma onestamente prima non ne conoscevo l'esistenza, lo ammetto, quindi sono anche molto curiosa di ascoltare la relazione di Angelo per questo motivo. Credo ci siano già i risultati o ci siamo molto vicini, no? Vedo che ancora le percentuali stanno salendo. Vi ricordo che avete la possibilità di fare domande perché dopo la relazione di Angelo, comunque anche se siamo un po' in ritardo, considerato che abbiamo avuto il guasto tecnico, daremo comunque spazio alle vostre domande. E direi che ormai ci siamo e anche in questo caso è stata votata in percentuale maggiore la risposta corretta che è un alcol dà delle proprietà ormonali. Credo che anche la desinenza olo abbia aiutato in questo per chi mastica la chimica. Benissimo, fatto anche questo ultimo sondaggio, questo ultimo quiz che ci ha dimostrato di nuovo che i nostri ascoltatori sono persone estremamente preparate, io passerei la parola ad Angelo Cifarelli che conclude la serie delle presentazioni. Come vi dicevo, Angelo rappresenta il servizio agronomico di ILSA ed è qui per parlarci di un biostimolante unico per caratteristiche e modalità di azione e benefici. Angelo, a te la parola. Grazie Costanza, sì, ridevo perché in effetti, data la bravura dei nostri utenti, la domanda era un po' maligna in effetti, però hanno confermato di essere bravissimi, quindi complimenti a tutti. Bene, io vado a chiudere gli interventi di questo webinar di oggi, dandovi un po' di informazioni, le peculiarità del prodotto che è stato utilizzato, del biostimolante utilizzato nelle prove in collaborazione con il CREA. Come è possibile vedere dal titolo, si parla di idrolizzato enzimatico di Fabace, che dal 2013 ha segnato una nuova via tra i biostimolanti. Cosa significa? Partiamo subito, che proprio grazie al decreto 10 luglio 2013, che è andato ad aggiungere, a modificare il decreto 75-2010, che è quello che regola, la normativa dei fertilizzanti e biostimolanti in Italia, è stato aggiunto all'allegato 6.4.1, il punto 7, che riguarda proprio l'idrolizzato enzimatico di Fabace, quindi una nuova denominazione del tipo. E la cosa molto importante da dire è che fautrice di questo inserimento in legge,
è stata proprio Ilsa. Cioè, prima questa denominazione, questo prodotto non esisteva, questa matrice biostimolante. Ilsa ha cominciato a studiarla dall'inizio degli anni 2000, quindi è arrivata dopo circa 13 anni di approfondimento scientifico in collaborazione con centri di saggio e università, Land Lab, Università di Padova, Piacenza, solo per citarne alcune, a questo traguardo molto importante, riconoscimento in legge e, come è possibile vedere, un prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica. Dico perché Ilsa è una delle aziende al mondo che ha più esperienza nell'idrolisi enzimatica, sono più di 30 anni che fa idrolisi enzimatica, partendo prima dai suoi prodotti di origine animale e poi per arrivare, come in questo caso, a prodotti di origine totalmente vegetale. Quindi di tessuti appartenenti alla famiglia delle fabacee. Le fabacee sono le leguminose. Ilsa lavora principalmente erba medica e soia al momento. E a parte, come è possibile vedere, alcuni parametri che bisogna riportare in etichetta, come il contenuto di amminoacidi, in parte totali, liberi, e il grado di idrolisi, che significa il livello di taglio da parte degli enzimi, ovviamente, messi nel processo, nelle note è possibile già vedere un riferimento al triacontanolo. Quindi un contenuto di triacontanolo che deve essere presente in questo prodotto, che significa il triacontanolo è la molecola, una delle molecole, ma è la molecola caratterizzante questo biostimolante. Come si è arrivati a questo riconoscimento? Anzitutto, prima di tutto l'approfondimento scientifico, prove, attraverso una lunghissima ricerca bibliografica, proprio perché le fabacee, le leguminose, sono una vera e propria riserva di sostanze biostimolanti, a partire dai policosanoli, cosiddetti alcoli alifatici, polifenoli, da flavonoidi, tannini e poi i vari acidi clorogenico, caffeico, vitamine, in particolare la K e la B6, saponine, a parte di acidi carbossilici, una grande quantità di polisaccaridi e amminoacidi, ovviamente tutti di origine vegetale. Nell'ambito dei policosanoli, poi c'è questo triacontanolo, che è proprio un alcol a lunga catena di atomi di carbonio, quindi 30 atomi di carbonio, dalle conclamate proprietà biostimolanti, è un vero e proprio ormone naturale. Esistevano già circa 40 anni di ricerca bibliografica o di prove fatte sul triacontanolo, quindi si sapeva del suo effetto sulle piante. Sul mercato, però, ecco perché era un po' maliziosa la domanda del sondaggio, perché sul mercato fino a quel momento esistevano fondamentalmente prodotti contenenti triacontanolo di origine sintetica, sintetizzato in laboratorio. Il triacontanolo di sintesi ha un solo unico ma enorme difetto, un enorme limite: non è solubile in acqua, di conseguenza non può essere assorbito dalle piante, che non possono beneficiare ovviamente quindi dei suoi effetti. Era necessario quindi unire una materia prima così nobile come le fabacee in questo caso, con un processo produttivo tale da poter estrarre in maniera efficace anche il triacontanolo di origine completamente naturale. Ed è quello che ha fatto Ilsa. Ha unito quindi questo binomio molto importante tra una materia prima, quindi tessuti di fabace che hanno un altissimo contenuto di sostanze biostimolanti, in cui poi ovviamente viene calcolato il cosiddetto momento balsamico, nel senso vengono lavorati i tessuti nel momento in cui, nella fase fenologica in cui il contenuto di triacontanolo è più elevato, nell'erba medica in questo caso, processati con un processo di idrolisi enzimatica. Quindi con una specifica ricetta di enzimi proteolitici, quindi che vanno a tagliare le catene proteiche, ma non solo, qui parliamo ovviamente di cellule vegetali, quindi è necessario inserire anche enzimi che vanno a tagliare la parete cellulare, quindi una serie di una proce un processo altamente tecnologico e selettivo, dove ciascun enzima ha il suo obiettivo specifico all'interno del processo, un processo che lavora a bassa temperatura, con pH neutro, quindi va a preservare la qualità delle sostanze che vengono estratte, e il risultato è stato proprio, chiedo scusa, ok, il SACON, il biostimolante utilizzato nelle prove, che è stato, proprio per questo motivo, il primo idrolizzato enzimatico di fabace ad essere lanciato sul mercato, ed l'ho fatto Ilsa.
Cosa contiene il SACON? Quindi, come è possibile vedere, è un prodotto embiostimolante multicomposto e di conseguenza anche multieffetto. E dalle prove che abbiamo visto dal CREA, degli effetti che il dottor Mian ha esplicitato, è possibile vedere quindi tutti i vari effetti che sono diversi sulle piante, in questo caso sulla vite, ma noi abbiamo un bagaglio di prove anche su tantissime altre colture, ovviamente. Vediamo un contenuto di triacontanolo come di origine naturale maggiore di 6 mg chilogrammo, siamo circa sui 10 mg chilogrammo, quindi ppm, che significa quella quantità tipica ormonale, tipica di un ormone, tale da poter innescare la cosiddetta reazione catena tipica degli ormoni per avere gli effetti sulla pianta. Un contenuto di amminoacidi totali maggiore del 5%, di cui in parte liberi, e in questo caso levogiri. Questa non è una cosa banale, perché chi conosce i processi di produzione, in questo caso l'idrolisi enzimatica, sa bene che solo l'idrolisi enzimatica può garantire la permanenza degli amminoacidi liberi che si formano attraverso un processo di idrolisi, quindi di taglio delle proteine, in forma levogira, che è quella naturale, quella realmente riconosciuta dalle piante, è quella che effettivamente la pianta utilizza per tutti i suoi processi: fotosintesi, sintesi proteica, sintesi enzimatica, eccetera. Altri tipi di processi di estrazione o di idrolisi provocano il cambio, il cambio della struttura chirale dell'aminoacido, che si trasforma in destrogiro, e di conseguenza la pianta non può utilizzarlo, non viene riconosciuto dalla pianta. Poi è possibile vedere una grandissima quantità di sostanze ad azione antiassidante, antistress, come i polifenoli, vitamine, saponine, acidi carbossilici, una grandissima quantità anche di polisaccaridi. Prodotto che, in virtù della materia prima e del processo altamente sostenibile con cui viene ottenuto, è anche ammesso in agricoltura biologica, ma non solo per la normativa italiana, parliamo anche della normativa europea, americana, giapponese, quindi NOP, JAS, e riporta la dicitura biostimolante in etichetta, proprio perché è un vero e proprio biostimolante riconosciuto dalla normativa. Come agisce? Qui è impossibile riassumere ormai più di 20 anni di studi che stiamo facendo e che stiamo in realtà approfondendo proprio con il CREA. Come accennava prima il dottor Mian, con il CREA stiamo approfondendo anche uno studio delle vie metaboliche, quindi per vedere tu valutare tutti i vari effetti visti anche in questi anni. Fondamentalmente il SACON, grazie a, ed è una peculiarità, soprattutto del triacontanolo contenuto all'interno, ha un'azione anzitutto come attivazione enzimatica. Ho riportato solo un esempio, poi ne abbiamo tantissimi e possiamo essere, ovviamente sono a disposizione di chi volesse richiederli, studi sulla sovraespressione genica di quegli enzimi, come in questo caso, che agiscono principalmente, soprattutto sul metabolismo dell'azoto all'interno della pianta, quindi l'assimilazione dell'azoto assorbito e la trasformazione in amminoacidi. Quindi una attivazione degli enzimi come la nitrato, nitrito reduttasi, IGS, GOGAT, ma anche di enzimi quali malato deidrogenasi, asparagina sintetasi e altri, che hanno un'influenza diretta sul ciclo di Krebs, quindi sul ciclo del carbonio. E poi altra azione molto importante, e che è stata vista con gli effetti sul prodotto, è l'azione ormonosimilare. Quindi un prodotto che è assolutamente assimilabile a un effetto sia principalmente citochinino simile, quindi sulla moltiplicazione cellulare, ma anche gibberellino simile. Come applicarlo? Vado verso il termine della presentazione. Come abbiamo visto anche nelle prove del CREA, il SACON può essere applicato in differenti momenti, rimanendo concentrati sulla vite da vino, in base alle nostre esperienze e anche alle esperienze del CREA, le applicazioni fatte in maniera precoce, quindi durante lo sviluppo dei germogli in prefioritura, quindi parliamo di dalle 3-4 applicazioni ogni 10-15 giorni, noi in genere interveniamo ogni 2 settimane, parliamo di un dosaggio per via fogliare a circa 2 kg ettaro, quindi dai 200-250 grammi ettolitro, va a stimolare fortemente lo sviluppo vegetativo, l'efficienza fotosintetica, quindi attraverso uno stimolo
enzimatico, un'attivazione enzimatica. Quindi, come diceva il dottor Mian, con dell'enzima Rubisco, ma anche successivamente con l'enzima PAL, soprattutto nella fase di maturazione. E poi va a stimolare molto l'uniformità di fioritura e la riduzione della cinellatura. In alcune colture, ad esempio, il sacone viene utilizzato come un vero e proprio allegante. Applicato invece in post-allegagione, parliamo nella fase di acino pepe, grano pepe. Quindi, a partire da questa fase, con quattro applicazioni sempre mediamente ogni 2 settimane, i risultati che abbiamo visto negli anni e anche in collaborazione con il CREA ci danno una univocità di risultati in base in termini di uniformità di maturazione, aumento del grado zuccherino e la riduzione degli stress, che soprattutto per la vite, quelli fisiologici, sono un po' tipici per quasi tutti i vitigni. Questo grafico lo mostro perché le prove effettuate con il CREA sono soltanto, diciamo, l'ultima parte, forse la ciliegina sulla torta, cioè una bella ciliegina sulla torta di una serie di prove che, ad esempio, su Vita Davino, ILSA sta effettuando a partire dal 2011. In tutte le prove effettuate, parliamo qui di prove effettuate sia in collaborazione, sia come prove dimostrative, o comunque sempre con la supervisione di tecnici di campo, o anche prove fatte con, ripeto, centri di saggio anche molto importanti, come ad esempio l'ENDLAB, come la Fondazione Edmund Mac, come, Limeburg, in cui si è dimostrato sempre una uniformità di maturazione del vitigno, e qui, come è possibile vedere, parliamo di una variabilità di varietà tipiche poi di differenti zone d'Italia. Partiamo dal Pinot Grigio, al Nebbiolo, al Barbera, fino al Montepulciano, al Nero d'Avola, al Cannonau. Quindi abbiamo fatto prove in tutta Italia dove i risultati ci hanno sempre dato ragione, hanno sempre dato ragione a questo biostimolante, per cui alla vendemmia il livello di gradi Brix risultava sempre più alto rispetto al testimone o alla tesi aziendale. Chiudo sintetizzando i vantaggi quindi dell'applicazione di ILSA-CON su vite d'avino, in quanto un prodotto assolutamente naturale ottenuto per idrolisi enzimatica di tessuti di fabace, quindi di leguminose, che va a stimolare lo sviluppo vegetativo e la fotosintesi, uniforma la fioritura e aumenta l'allegagione, quindi ci sono ovviamente vantaggi anche poi sulla resa finale, come abbiamo visto anche nelle prove, riduce gli stress fisiologici in fase di maturazione, aumenta la qualità dell'uva, ma non solo in termini di gradi Brix. Da tutte le prove sono emersi importanti indici sui polifenoli, sugli APA, quindi l'azoto prontamente assimilabile in forma di amminoacidi, molto importante per la fermentazione del mosto. Altra cosa molto importante, è un prodotto che è miscibile con qualsiasi formulato. Anticipo già una domanda che forse alcuni partecipanti vorranno farsi: è un prodotto miscibile con rame o zolfo? È assolutamente miscibile, perché è una caratteristica propria del processo produttivo. L'idrolisi enzimatica fa sì che si ottenga un prodotto con un pH subacido, una bassissima salinità, un bassissimo contenuto di sodio, cloro, quindi rispetto ad altri metodi, ad altri processi di estrazione, per cui il prodotto non ha incompatibilità con altri formulati. Il prodotto viene utilizzato tranquillamente anche in convenzionale, in miscela anche con fitofarmaci senza problemi. Infine, aumenta il guadagno del produttore, quindi in maniera diretta o indiretta. Innanzitutto, come abbiamo visto, aumentando l'uniformità di maturazione si riducono quegli svantaggi che si possono avere, come ad esempio disformità all'interno dello stesso vigneto, quindi essere costretti a aumentare il numero di operazioni di raccolta o aumentare il numero di operazioni da fare anche in cantina per cercare di uniformare, scusate, la qualità del vino. Indirettamente non alza il costo per il produttore, perché per l'agricoltore, in quanto non dovendo intervenire apposta per fare applicazioni con questo biostimolante, ma potendolo miscelare tranquillamente con i trattamenti che usualmente vengono fatti, non ci sono aumenti di costi e quindi ciò va tutto a beneficio del produttore, del vitivinicoltore. Io ho terminato e vi ringrazio a tutti per l'attenzione.
Benissimo, Angelo. Allora, ti ringrazio, ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti prima. Iniziamo insomma, questo momento di domande e risposte che ci prendiamo, anche se siamo un po' fuori dall'orario, ripeto perché ci vuole. Allora, intanto, Angelo e Giovanni, voi sapete perché stiamo comunicando nel frattempo che comunque un ascoltatore, uno degli utenti, ci aveva chiesto dei chiarimenti sulle vie metaboliche che vengono attivate, su quali sono. Qual è il principio della sostanza attiva, ma su questo ormai abbiamo già svelato tutto, direi. Forse della domanda che era pervenuta, l'unica parte, ci tengo per essere completa nelle risposte e quindi dare un servizio ai nostri utenti, l'unica parte della domanda sulla quale credo che non vi siate soffermati, ma se è così, perdonatemi, se ce l'avete fatto, perdonatemi, è la parte che chiede se l'effetto è diretto su pianta o mediato dal microbiota, giusto per essere completi nella risposta. Possiamo dare un cenno su questo? Anche un sì o un no? No, non è mediato, sì, è No, mediato. l'effetto è diretto su pianta. è diretto su Ok, pianta, perfetto. esatto. E quindi di conseguenza, per quanto riguarda il microbioma, si viene a creare una matrice per vari motivi, una matrice organica più favorevole all'instaurarsi di certi microorganismi oppure no. Ecco, questo Ok, è il quanto. benissimo. Benissimo, grazie. Poi invece una domanda per il professor Poni. Una maggiore spinta nutrizionale azotata in primavera, in special modo con prodotti a lenta cessione oppure organici, può migliorare i parametri qualitativi in condizioni di stress? Il microfono, Stefano. No, stavo dicendo, intanto complimenti per la domanda, perché direi che è a 360 gradi. No, allora mi viene da dire questo. Allora, quello che non so se si è visto anche quest'anno, ma per esempio io ho visto diverse vigneti in cui la legagione era tutt'altro che buona, legagione bassa, cenellatura, eccetera, eccetera. Allora, noi sappiamo bene dalla letteratura che tutto questo può anche essere dovuto al fatto che quando c'è da parte della vite la massima richiesta come fabbisogno di azoto, che è tipicamente tra fioriture e allegagione, l'azoto deve essere disponibile. Allora, certamente anche noi in passato abbiamo avuto ottimi riscontri, per esempio con delle forme in parte a lenta cessione, perché in funzione anche del riscaldamento del terreno, fanno arrivare una quota di azoto, diciamo, al momento giusto. E questa qui è una grande sfida, che è ancora aperta, perché far arrivare l'azoto nel momento in cui ce n'è bisogno non è semplice. Poi il link sugli aspetti qualitativi, chiaramente è un link di lunga distanza. Io posso dire questo. Chiaramente l'eccesso azotato che ti porta poi ad un lussureggiamento vegetativo non va bene per un motivo molto semplice, che poi aumentano i consumi traspiratori e quindi a quel punto diventano anche, diciamo, le condizioni di suscettibilità allo stress peggiorano. Sono convinto di una cosa, che se uno arriva alle porte di uno stress idrico estivo con una chioma in salute cosa significa? Significa che ha una quantità di superficie fogliare che è più che adeguata per far maturare l'unità di prodotto, quella chioma lì, magari anche grazie ad un apporto azotato misurato, sarà poi in grado di fronteggiare meglio quei classici periodi di stress estivo, perché lo stress cosa fa in realtà? È come se fosse un decurtatore di superficie fogliare o di efficienza fogliare, no? Per cui la chioma che sta bene ha un qualcosa da sacrificare, la chioma che invece è già un po' deficitaria, evidentemente si trova subito in crisi. Guardando i dati che sono stati presentati, devo dire che mi sembra molto probabile che ci sia un effetto positivo a livello enzimatico, perché, signori, quando i dati dicono che la produzione come minimo non cambia o addirittura aumenta leggermente e al tempo stesso aumenta anche il BRICS, non ci sono molte teorie, significa che c'è una quantità maggiore di zucchero che è andata all'interno dei grappoli. Quindi, voglio dire, da questo punto di vista l'effetto è assolutamente, diciamo, chiaro e netto. No, scusate, il microfono chiuso. Io ne ho una mia personale, ma è di carattere abbastanza generico, però perdonate. Siccome io lavoro nel settore della comunicazione, queste domande un po' trasversali mi servono.
anche per impostare la nostra comunicazione. No, non era programmata questa domanda, così come non erano programmate quelle che sono arrivate dal pubblico, però io provo a porvela. A livello di utente finale, quindi di viticoltore, l'impiego dei biostimolanti e il valore che hanno è percepito nella giusta dimensione? Questa la pongo un po' a tutti, questa domanda, perché mi interessa porla al ricercatore che fa assistenza tecnica al viticoltore, così come mi interessa porla all'azienda che produce l'idrolizzato di Fabace, a chi l'ha sperimentato e quant'altro. Il mondo viticolo ha ormai accolto in maniera consolidata l'uso dei biostimolanti e ne comprende il valore e li sa utilizzare, oppure dobbiamo ancora fare della strada? A voi. Chi vuole rompere il ghiaccio? Ma a livello di campo di utilizzo da parte degli agricoltori e di conseguenza a livello anche di ricerca, adesso le strade verso l'utilizzo di biostimolanti, di induttori di resistenza, di induttori di varia ragione, e comunque tutto ciò che concerne la regolazione dello stato fisiologico, agronomico, il potenziale enologico, eccetera. Sì, è di interesse molto attuale. Uno è perché sono dei mezzi green, di conseguenza a bassissimo impatto, e due perché, a differenza della chimica di sintesi, abbiamo la possibilità di utilizzarne dei più svariati dal punto di vista della provenienza. Molti di questi ovviamente sono ancora in fase di studio, di capire, e molti di questi non andranno mai da nessuna parte, ma in questa specifica istanza, per questo webinar, un'azienda che ha portato avanti lo sviluppo di un idrolizzato, è stato testato e visto, ci sono delle strade assolutamente da percorrere, non solo in viticoltura, ma nel comparto agricolo in generale. Se posso aggiungere una cosa facendo un parallelo anche con quello che siamo noi, cioè noi umani, negli ultimi forse 5-10 anni si è sviluppata una nuova sensibilità rispetto al passato, così come non si buttano più bombe a livello chimico in campagna, perché nell'uomo si cerca di sviluppare le reazioni del sistema immunitario con delle cure, delle sostanze particolari, al fine di potenziare la risposta del nostro organismo. La stessa cosa è il futuro, probabilmente andrà in questa direzione, avviene in campo vegetale. Teniamo presente però che questi studi e anche le relative applicazioni pratiche sono non più in una fase embrionale, sono già in una fase avanzata, però hanno ampi margini di approfondimento e di miglioramento. Ma sicuramente io credo, questa è una mia opinione personale, che lo sviluppo futuro sarà proprio in questa direzione, in parallelo proprio nel mondo vegetale, così come in campo umano. Bene, grazie Fabrizio, un parallelo interessante. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Aggiungo, Così giusto. no, per carità, cioè io sinceramente non sono io nel mio gruppo che si occupa di biostimolanti, però il parallelo che secondo me calza, anche se è un argomento totalmente diverso, è se noi ci chiediamo oggi qual è la ricaduta, per esempio, di tutte quante le tecniche di viticoltura di precisione, no? Cioè quali sono le tecniche che sono state trasferite? E la stessa domanda si potrebbe fare anche sull'utilizzo di queste sostanze qua, no? È chiaro che, voglio dire, da un punto di vista, diciamo, complessivo, nel momento in cui si riesce a mettere d'accordo le due famose sostenibilità che spesso non vanno d'accordo, cioè quella ambientale e quella economica, si può arrivare ad un risultato. Io la vedo in questo modo qua, naturalmente. Poi è chiaro che ognuno ha la sua sensibilità, un conto è avere un'azienda piccola, un conto è avere un'azienda più strutturata, insomma. Però certamente bisogna insistere, questo senz'altro. Perfetto, vi rubo ancora qualche minuto per un'ultima domanda, poi ci avviamo alla chiusura. La domanda è questa, direi per Angelo, Giovanni, chi vuole rispondere. Il biostimolante enzimatico applicato in maniera corretta può aumentare la capacità di autodifesa della vite nei confronti dei patogeni? Rispondo io, Angelo. Allora, bella domanda.
No, scusami Giovanni, cioè, la domanda è fantastica perché in realtà c'è un segreto dietro il sacco, in quanto Non svelarlo. prima di... No, no, lo sveliamo senza problemi, perché in realtà quando è stato lanciato sul mercato, non essendoci ancora la categoria come biostimolante, come idrolizzato enzimatico di Fabace in legge, il prodotto era commercializzato come induttore di resistenza. Questo perché il prodotto in realtà una certa azione, sempre attraverso studi effettuati, ha un'azione in particolare più come antifungino su determinate, ad esempio su Peronospora è stato fatto, ma anche su Botrytis, in quanto alcune componenti, in questo caso però, correggimi se sbaglio Giovanni, possono entrare, entrano in gioco altre componenti, in particolare le saponine, quindi altre componenti presenti nel prodotto, che ovviamente hanno un'azione sulla pianta, mai diretta sul patogeno, cioè l'idrolizzato enzimatico di Fabace non è un prodotto di donazione sul patogeno. Rende la pianta, diciamo, meno appetibile all'attacco di plasma parabiticola in questo caso, ma sono state effettuate prove anche sull'altra peronospora, quindi su Phytophthora, su pomodoro, e con risultati, bei risultati, però ciò non toglie che in caso di un'infestazione, ricordiamo tutti l'annata dello scorso anno, un biostimolante del genere chiaramente non può sostituirsi all'utilizzo di un fitofarmaco specifico, questo bene chiarirlo subito. Certo. So, Giovanni, se avevi da aggiungere qualcosa in base alla tua esperienza. No, confermo quello che ho detto tu. L'effetto è sulla pianta, non è sul patogeno che viene stimolato a livello molecolare di espressione genica, di diversi fattori, una risposta verso un attacco di patogeni. Noi, nello specifico, abbiamo visto spallamento in campo come riduzione della sintomatologia e più nello specifico abbiamo visto come a livello di lamina foliare attraverso l'utilizzo adesso mi sfugge il nome, del microscopio a trasmissione di elettroni, dei vacuoli e altre scomponenti della lamina foliare diverse nel trattato rispetto al non trattato. E queste, diciamo, differenze sono quelle generalmente attribuibili a una pianta in uno stato fisiologico migliore, pronto a rispondere ad attacchi esterni, eccetera, in questo senso. Bene, io no, nonostante avrei a mia volta delle altre domande da fare, vedo che l'orario è tardo, abbiamo ampiamente recuperato i minuti che avevamo perso per il guasto tecnico e mi scuso ancora con tutti coloro che erano collegati in quel momento o che sono collegati ancora adesso per quello che è accaduto. Abbiamo fatto del nostro meglio per ripristinare il tutto nei tempi più rapidi possibili. E prima di salutarvi tutti e di ringraziare tutti, ci tengo a precisare che nell'arco di qualche giorno pubblicheremo sul sito web della testata BBQ, quindi su www.vignevinequalita.it, un articolo riassuntivo di quanto è stato detto oggi, nel quale sarà introdotta anche la registrazione dell'evento e saranno rese disponibili anche le presentazioni. E poi avrete un approfondimento ulteriore sul prossimo numero cartaceo della testata. Quindi gli argomenti e i contenuti di oggi non andranno assolutamente persi, anzi faremo in modo che abbiano la diffusione più ampia possibile, perché lo meritano. Quindi io ringrazio chi ha fatto la regia e ha sistemato il problema in cui siamo incappati. Ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato all'organizzazione di questo webinar. Ringrazio Ilsa, che insieme a Eda Agricola è il co-organizzatore di questo evento, e ringrazio tutti i relatori, il professor Poni, Angelo Cifarelli, vado in ordine sparso di ISSA, dottor Golinelli del CREA, Giovanni Mian dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ho detto tutti, spero di sì, non ho dimenticato nessuno. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti coloro che sono collegati ancora adesso e auguro a tutti una buona serata e spero di rivedere i nostri utenti in questo momento collegati anche ad un altro prossimo evento che organizzeremo. Ringrazio ancora tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie Grazie, mille. arrivederci.